Un carissimo saluto alla Federazione Cori dell'Alto Adige, un carissimo saluto alla Presidente Tamara Paternoster e un caro saluto a tutti i cori della nostra provincia. Purtroppo durante questa fase di emergenza la cultura è stata uno dei settori più colpiti in assoluto, l'impossibilità per le persone di potersi recare in un teatro, l'impossibilità di uscire di casa, l'obbligo di restare a distanza ha rischiato veramente di mettere in grossa difficoltà tutti i settori culturali privi dell'essenza più importante, il pubblico, la partecipazione, la socialità. La Federazione Cori ha avuto una grande capacità di reagire immediatamente e di trovare delle nuove formule per poter avvicinare un pubblico in forma diversa attraverso gli strumenti innovativi e quindi per la prima volta, invece che essere il pubblico ad andare verso i cori, sono stati i cori ad andare nella casa e nelle case degli appassionati. Questa è una cosa molto importante perché ha permesso di mantenere vivo un settore vitale, importantissimo e poter continuare a portare avanti un'attività. E di questo voglio veramente ringraziare tutte le persone che hanno, diciamo, che si sono prodigate in questo. Colgo anche l'occasione per fare un saluto al coro importantissimo della nostra città di Laives, al coro Montipallidi, per la loro attività lunghissima su questo territorio. Un saluto caro va fatto a tutti i coristi, ma specialmente un ricordo forte a colui il quale ha fatto partire tutto questo movimento, il professor Sergio Macagnan, che ha regalato alla nostra città la possibilità di crescere culturalmente anche attraverso i cori, ma anche attraverso la musica, attraverso tutte le forme culturali ed espressive che hanno dato la possibilità a tante generazioni qui di Laives di crescere e di provare la bellezza della cultura, la bellezza del canto, la bellezza della musica. Quindi un caro saluto al coro Montipallidi, un ringraziamento per tutta l'attività che viene svolta. Speriamo di ritornare fra breve, tra pochissimo tempo, veramente di nuovo sui palchi, di poterci rivedere nelle sale e così riprendere quella che è sempre stata una bellissima attività. Nel frattempo un caro saluto a tutti e un ringraziamento alla Federazione per questa importantissima attività. Sui monti pallidi Oh.
Filetto e la formicola in geno grande par, quando il Samesi ai piedi dell'altar, ai piedi dell'altar, ai piedi dell'altar, quando il Samesi ai piedi dell'altar. Thank you.
Il brano presenta una struttura del tutto particolare, soprattutto se la rapportiamo alla quasi totalità del repertorio popolare a cui ci stiamo dedicando. La forma tipica di questi canti, la forma usuale dei canti popolari, prevede una struttura AB, ovvero strofa e ritornello. Invece, Vien Bionda d'Amor è suddivisa in tre parti. Il tema principale compare subito, quindi non è un ritornello. E è un motivo dell'andamento allegro e gioioso, una dichiarazione d'amore a tempo di valzer viennese, espressione della spensieratezza e dei giorni lieti. Nella seconda parte che ascolterete, abbiamo un vero e proprio secondo tema. Sempre un valzer, quindi chi va a ballare si accorgerà subito, no? Del valzer viennese, il valzer lento, è un valzer dai toni più dimessi, nel quale traspare la malinconia e la nostalgia dei tempi felici. Alla voce dei tenori primi fa da contrappunto quella dei bassi, quasi come un eco, un ricordo. Infine, il terzo tema è una sorta di coda, una sorta di finale di poche battute con un andamento ulteriormente dilatato. Esprime l'ineluttabilità della fine di ogni cosa. Infatti il testo lo dice, tutto passa, a sto mondo il destino è così. Il ritorno al primo tema festoso è probabilmente un invito a cogliere l'attimo, senza affannarci per ciò che avverrà domani. E quindi vi cantiamo Vien Bionda d'Amore. Ciao. Con doletti dell'ustrofi
costra mastre pura lana e di zoide puroni e si e so e si e so e gli sant'Antoni sul mio matrimoni e si e so e si e so preghi sant'Antoni preghilo per me pellegrin de sant'Antoni poi tra la 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 pellegrin de sant'Antoni o preghel vo san per me che bella cuna che sta a me fantoni tutta pizzi e seta rosa e de piuma cal così e sì e so veglie sant'Antoni sul mio matrimonio e sì e so preghi sant'Antoni preghilo per me pellegrin de sant'Antoni poi tra la 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 pellegrin de sant'Antoni o preghi il po' san per me insieme al campane lì che se il popolo se ne mena campane vaga di di e sì e so vegli sant'Antoni sul mio matrimonio e sì e so preghi sant'Antoni pregherò per me pregherò per me somma la somma la la somma la la somma la 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 e somma la 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 presidente del coro Montipaldi, nato nel 1967, per cui quest'anno compieremo il 50° anniversario. Il coro è nato sotto la guida del maestro Sergio Macagnan. Durante tutti questi anni il coro è cresciuto vocalmente e ha avuto diversi e numerosi successi, sia in campo nazionale che in campo internazionale, vincendo anche dei concorsi. Gli obiettivi da qui in avanti saranno sempre quelli di migliorare ancora di più la nostra vocazione canora.
e tramandare la tradizione corale a cui ci siamo ispirati principalmente, tipo Beppe De Marzi, Malatesta, non tralasciando il coro della SAT, della quale tutti i cori praticamente si sono ispirati. See you.
si sente.